La famiglia ebrea De Benedetti era nascosta presso l'abitazione del notaio Sciutto di Faenza. Corrado Israel De Benedetti oggi vive in Israele e ha raccontato: il 1° febbraio del 1944, anche io, mia madre e mia nonna siamo riusciti a scappare da Ferrari e raggiungere gli altri familiari a Faenza. Per continuare a nasconderci senza pericolo, era necessario distruggere le nostre carte d'identità e riuscire ad ottenerne delle nuove, con altre generalità. Su consiglio del notaio, mio padre si è rivolto allora al dottor Berger, che tramite sue fidate conoscenze ci ha fatto avere dei documenti assolutamente veri, con tanto di timbri e firme di impiegati del comune, in cui apparivano per tutti noi generalità del tutto diverse. Con questi documenti siamo riusciti a sopravvivere fino al dicembre 1944, data in cui siamo stati liberati dalle truppe alleate nella zona di Brisighella. Dal 1949 mi sono trasferito in Israele, dove vivo tuttora con la mia famiglia, due figlie sposate, sette nipoti e quattro bisnipoti. Come mai Miklos Berger non è stato perseguitato pur essendo ebreo? Nato nel 1907 in Ungheria da entrambi i genitori ebrei, di cui solo la mamma era praticante, per poter studiare medicina si trasferisce a Bologna. Nel 1937 apre il suo ambulatorio odontoiatrico a Faenza e nel 1938 si fa battezzare e si sposa con una donna cattolica, Losanna Benelli, dalla quale avrà quattro figli. La signora Sonia è la terza. A causa delle leggi razziali del 38, il titolare dell'attività rimane il caro collega e amico ebreo Egon Molinari, non soggetto alle leggi in quanto aveva militato a fianco del generale Franco, dittatore spagnolo. Miklos poté comunque continuare ad esercitare in segreto nel suo studio. Dopo tanta fatica riuscì a farsi riconoscere non ebreo, facendosi inviare un documento falso ma non verificabile in cui si dichiarava che sua madre era ariana. Amalia Flescher nasce a Vienna il 7 agosto 1885. Il padre è un ebreo austriaco, membro del corpo diplomatico dell'impero austro-ungarico. La madre è di Fiume. Amalia riceve un'educazione raffinata, in cui sono compresi anche gli insegnamenti della musica, suona il pianoforte, e del disegno. Durante la Prima Guerra Mondiale la famiglia vive a Merano. Rimasta orfana, decide di rimanere in Italia, ma si allontana dalla comunità ebraica di cui fa parte, influenzata da persone a lei vicine, prende il battesimo cristiano cattolico, probabilmente nel 1925. Poliglotta, conosce bene l'inglese, il francese, oltre al tedesco e all'italiano, trova impiego in Vaticano come archivista. In occasione di un convegno a Roma incontra la dottoressa Giovanna Canuti di Faenza, preside dell'Istituto Magistrale di Santa Chiara, che la convince a dedicarsi all'insegnamento. Quando nell'ottobre 1938 sono approvate le famigerate leggi razziali che proibiscono agli ebrei di frequentare le scuole pubbliche o private, sia come insegnanti sia come allievi, Amalia continua la sua attività di insegnante in forma molto riservata, presso il monastero e a casa degli allievi. Il 10 febbraio 1939, obbedendo alle disposizioni fasciste, si autodenuncia come ebrea, pur battezzata da molti anni, in quanto figlia di genitori ebrei. Dopo l'8 settembre la situazione precipita per gli ebrei. La sera del 4 dicembre 1943 due guardie suonano alla porta del monastero. Sono venute a prelevare Amalia Flescher. Nella testimonianza scritta da Suor Maria Bernardina Montanari si legge che Amalia si inginocchiò ai piedi della badessa, chiedendole
chiese perdono per eventuali dispiaceri che avessi inavvertitamente dato alla comunità e sia come attò dicendo pregate per il mio popolo. Il 25 gennaio 1944 Amalia Flesher insieme ad altri 27 ebrei è caricata su un vagone bestiame trasferita al carcere di San Vittore di Milano, da dove il 30 gennaio è deportata con altre 604 persone, in parte aggiunte a Verona, sul convoglio siglato RSHA che giunge ad Auschwitz il 6 febbraio 1944. Amalia Flesher non era tra le donne immatricolate, quindi probabilmente, dopo la selezione iniziale, muore nelle camere a gas. Dopo tre mesi venne al monastero un ferroviere, cercò la madre abbadessa. «Ero alla stazione di Castel Bolognese», dice, «mi sono sentito chiamare da un carro. C'erano ebrei, pigiati come bestie. Mi chiama Amalia Flesher, per favore, dica alle suore di Santa Chiara che mi ha visto e che mi portano via, me le saluti!» Da allora non si è saputo più nulla. Lehrten den beiligen Riefelschaften, die im Lande Israel und in Babylon sich befindenden Lehrern und Ortsschreibern der Schulen und Gemeinden, den Richtern der Städte, allen ihren Schülern, allen Schülern ihrer und mit der Schüler und Lillen, die sich beschäftigen mit der Respektesliebe. La farfalla di Pavel Friedman, deportato a Terezin, una città della Repubblica Ceca che fu un ghetto ebraico e poi morto nel campo di sterminio di Auschwitz il 29 settembre del 1944. L'ultima, proprio l'ultima, di un giallo così intenso, così assolutamente giallo, come una lacrima di sole quando cade sopra una roccia bianca, così gialla, così gialla. L'ultima volava in alto leggera, aleggiava sicura, per baciare il suo ultimo mondo. Tra qualche giorno sarà già la mia settima settimana di ghetto. I miei mi hanno ritrovato qui, e qui mi chiamano i fiori di ruta e il bianco candeliere del castagno nel cortile. Ma qui non ho visto nessuna farfalla. Quella dell'altra volta fu l'ultima. Le farfalle non vivono nel ghetto. Sono 10 giorni che non sappiamo nulla, né del babbo né di Roberto. In casa nostra c'è tanto disordine, la mamma è una donna distrutta e Nino, anche lui, sta male, molto male. Avverto avvicinarsi la fine. La mia è una famiglia che non esiste più, disgregata e annientata.
e io ho perso ogni fiducia e non mi interessa più reagire. Forse Mario, lui sì, sarebbe capace di dare un po' di luce ai miei poveri occhi così spenti e tristi, ma temo non lo rivedrò mai più. Vivo aspettando che il destino si compia, un destino che non potrà essere altro che crudele. Lo ha sempre detto il babbo, io penso troppo, ma il silenzio, il pesante, cupo silenzio di questa triste casa è rotto da qualcuno che bussa alla porta.